Torture. Nulla è cambiato. Il corpo prova dolore. Deve mangiare, respirare e dormire. Ha la pelle sottile e subito sotto sangue. Ha una buona scorta di denti e di unghie, le ossa fragili, le giunture stirabili. Nelle torture di tutto ciò si tiene conto. Nulla è cambiato. Il corpo trema come tremava prima e dopo la fondazione di Roma e dopo, nel XX secolo, prima e dopo Cristo. Le torture c'erano e ci sono. Solo la terra è più piccola e qualunque cosa accade è come dietro la porta, nulla è cambiato. C'è soltanto più gente. Alle vecchie colpe se ne sono aggiunte di nuove, reali, fittizie, temporanee e inesistenti. Ma il grido con cui il corpo ne risponde era, è e sarà un grido di innocenza, secondo un registro e una scala eterni. Nulla è cambiato. Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze. Il gesto delle mani che proteggono il capo è rimasto lo stesso. Il corpo si torce, si dimena e si divincola. Fiaccato cade, raggomitola le ginocchia, illividisce, si gonfia, sbava e sanguina. Nulla è cambiato, tranne il corso dei fiumi, la linea dei boschi, del litorale, di deserti e ghiacciai. Tra questi paesaggi l'anima vaga, sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana, a se stessa estranea, inafferrabile, ora certa, ora incerta della propria esistenza, mentre il corpo c'è e c'è. E c'è. E non trova riparo. Questa è la casa storica, via Krupnika numero 22, dove hanno vissuto molti scrittori dopo la guerra. E in una porzione di questa casa viveva Wisława Szymborska con suo marito Adam Wlodek.